Abramo Rossi, nato a Colonnella il 6 marzo 1924, presente e fedele, proprio come il motto dell'arma. Un motto che il signor Abramo, fresco centenario, conserva dentro e che per 36 anni ha vissuto in prima persona in servizio in tante parti d'Italia, compreso il suo Abruzzo, dove è stato comandante di stazione a Roccaraso, per poi concludere la carriera col grado di sottotenente proprio a Pescara, nella caserma che oggi ha festeggiato i suoi 100 anni. Insieme a lui le persone più care, la moglie Pia, i figli Franca Ida, Gabriella, Attilio e il nipote Paolo. Tanti bei racconti, ma anche momenti bui, come quando venne deportato in un campo di concentramento austriaco catalogato come IMI, cioè internato militare italiano. Noi il 7 ottobre 1943, però arrivo subito, fummo catturati perché i tedeschi... Sette giorni dopo doveva fare rastrellamento dei polacchi, degli ebrei che li dovevano portare ad Auschwitz. E allora ci portarono via, seduto a stand, con l'aiuto del capo di Stato Maggiore della Difesa della Repubblica di Salò, che è il generale Graziane. E quindi ci portarono via a lavorare, agli altiforni lavorati, in Austria. Dormivamo a Trofaiac, la mattina alle 4, sveglia, la mattina alle 4. Ingolonnate, 5 km a piedi, si prendeva il treno e si andava in fabbrica. Signora, com'è stato vivere accanto ad Abramo? Oh, è stato... Diciamo per certi versi un'avventura, perché mi ha fatto fare pure il piantone in caserma. E allora dovevo rispondere, quando, soprattutto a Roccaraso, perché c'era il periodo della neve, c'erano tanti turisti e quindi c'era penuria di carabinieri. C'erano gli sciatori, però andavano via e certe volte mi toccava fare il piantone oppure perquisire le zingare. Ecco, i nomadi, quando le arrestavano, insomma, io dovevo presenziare a quest'altro in compenso. Particolarmente soddisfatto il generale Antonino Neosi. È con orgoglio che noi oggi festeggiamo i 100 anni di Abramo Rossi, che per noi rappresenta un simbolo, soprattutto per le nuove generazioni. Appartiene ad un'arma che ha fatto tanto nel corso del secolo passato, in un momento estremamente difficile per il nostro paese. E lui è un testimone vivente delle difficoltà che ha vissuto la popolazione italiana, in particolare coloro come i carabinieri che sono rimasti fedeli al paese, fedeli alla patria, fedeli alla cittadinanza.